Buongiorno amici e amiche, buon lunedì 16 gennaio 2023. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 2, versetti 18-22. I discepoli di Giovanni, i farisei, stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno». Sicuramente dopo le feste molti avranno iniziato una dieta per rimettersi in sesto dopo tanto cibo, ma questo non ha nulla a che fare con il digiuno di cui parla Gesù. Il digiuno è segno di penitenza, di desiderio di purificazione. Il Signore sottolinea che quando c'è lo sposo bisogna far festa e gioire, ma quando la gioia non ci sarà più sarà il momento in cui cercare penitenza e purificazione. Infatti, chi non riesce a gioire ha il cuore occupato da altre preoccupazioni, ha la mente impegnata in altri pensieri, ha gli occhi incapaci di vedere gli infiniti motivi di gioia che invece ci circondano. Il rischio è di avere un vaso pieno di impurità e per sentire la gioia lo si riempie di cose che presto perdono la brillantezza e non ci trasmettono più gioia. Perché? Perché calate in un cuore sopraffatto di bruttezze e preoccupazioni. La purificazione è il primo passo verso la sperimentazione della gioia. Dio lo si accoglie solo con un cuore libero. Buona giornata a tutti.